Steph, mi spieghi perché ti sei vestito così oggi? Togliti la maglietta da bagnino, non sei un bagnino, Steph, non Fede, lo sei. Mi hanno assunto come bagnino ufficiale di venerdì 13 e ho un compito importantissimo. Fai silenzio per favore rispetto al bagnino, che qua altrimenti mi altero subito. Devo soccorrere tutti i player, curarli, difenderli da Jason, aiutarli a scappare e sarà davvero importante, Fede. Il bagnino si prende seriamente, quindi prendimi seriamente immediatamente, ok? Forza Fere, dobbiamo salvare tutti. Guardatemi, sono il bagnino più bravo del mondo e anche più bello. Ovviamente, Steph. Che succede? Abbiamo già vinto, guarda, siamo super efficaci, hai visto? Allora, entriamo in squadra come bagnini e vinciamo. Consolini, non vi voglio sentir parlare, siamo i bagnini più efficaci di sempre. Sì, Jason è scappato immediatamente. Ti stavo per dire che anch'io mi ero messa il costume da bagnino ovviamente per aiutarti. Perché certo, secondo me da solo non ce l'avresti mai fatto e siamo stati strabravi. Bravissimi. Bravo Steph, bravo. Beh ragazzi, se riuscite a lasciateci un like. E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare la linea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Secondo tentativo, dato che è il primo, diciamo che non conta troppo. No, andava Fede. Benissimo, cioè, Steph. Troppo andava bravi, benissimo. Dobbiamo essere un po' meno bravi, perché altrimenti abituiamo troppo i player certo, a tutti certo. questi aiuti e non allora, riescono più a giocare. Allora, io sto iniziando a trovare, anzi a cercare degli spray curativi, perché mi sembra giusto comunque. Assolutamente il nostro compito sì. sarà quello sempre di aiutare e sostenere, eccone uno qua, gli altri giocatori. Ok, quindi, Fede, sei pronto? Io ho i petardi, due spray e per di più hanno effetto doppio, quindi è come se avessi quattro cure per aiutare gli altri giocatori. Io invece ho i petardi, la mappa e l'effetto doppio anch'io. Quindi comunque già avendo trovato uno spray è come se ne avessi due. Ok, quindi perfetto. Sono dove c'è Ananas. Hello Ananas. Ah ok, no, non siamo troppo lontani. Adesso arrivo. Ok, do you need some help? No. Guardate, non mi guarda. Forse l'autorità del bagnino gli incute un po' di timore ad Ananas. Non credo sia proprio così, Steph. Ma Ananas, sono qui per te. Se ti serve qualcosa te la porto. Una bibita, no? Ok, ha preso la tanica di benzina. Vuol dire che vuole essere scortato a mettere questa tanica di benzina. Ok, arrivo. Eccomi, Steph, guardami. Il bagnino che ha bisogno di un bagnino. Ho il vestito anch'io da bagnina, scusa. Non mi hai neanche calcolato. Non fai vedere il mio bellissimo costume bellissimo, da bagnina. Bellissimo, Fede. Ti piace? Sì, perfetto, sì, sì, fantastico. Adesso seguiamo Ananas che ha bisogno di noi. Ananas, Fede. Stai ma tu attento. Non hai neanche un'arma, ma sei inutile come bagnino. Non l'ho trovata. No, io ho le cure. Pensavo bastassero le cure e il mio amore, no? No, non andare, Ananas. Ananas, allora, siamo bagnini, siamo bravi, facciamo il nostro lavoro. Però se vai addosso a Jason, diciamo ecco che qui qua, si esagera un po'. Ci sono già urla e cose brutte. Ok, qua c'è una trappola. Fede, secondo me il vero bagnino prende la trappola al posto suo. Non era necessario, Steph. Io entro in casa a cercare un'arma. Ma adesso lui può mettere la tanica. Aspetta, gli hanno tirato un coltellino. Da dove? Ma povero. Aspetta, li faccio da scudo. Scudo di coltellini. Aiuto. No, lo devo difendere. Ok, l'ho difeso. Ma che bravo questo bagnino. Adesso lo curo pure. Se n'è andato, l'ho mancato. Ma come, digli aspetta. Aspetta, devo corro, difendere corro, questo Ischire. Corro, sto arrivando in corsa. Ehi, Ischire, I'm Baywatch, I will defend you. Ma gli fai paura così, Aspetta, arrivo. Ok, l'ho difeso. Arriva. I can heal you, stop, one sec. No, non sta fermo. Ah, sì, si è fermato, vai. Guardate. Che bravo, Steph, ho visto. Sono anch'io qua. Fede. Okay. Che succede? Quando lo cura... No. Ho preso a me. Non ho capito cosa è successo e mi sono un attimino distratta. Quando l'ho curato... È morto. Hai fatto morire anche a me perché... Ma non capisco, perché è morto se tu l'hai curato? Non lo so. No, è un bug, cioè scusami, forse era troppo ferito. Aia. È stata brutta questa. Secondo aia. Te? Ok, secondo me, mentre lo curavo, gli ha tirato un coltellino. Ah, beh, sì, ha senso. Cattivo però. Allora, infatti dovevi con minimo un po' nasconderti. Io adesso non ti vorrei insultare, ok? Perché comunque i bagnini è mia la colpa. Non insultano. Sarebbe mia adesso. Ho picchiato due volte Jason salvando due persone prese. Guarda, ho fatto da scudo cure. Umano per i coltellini. Ho preso una trappola al posto di un tizio. Ne ho curato uno e Ferre era lì che correva. Ma io stavo cercando un'arma. Ok, che sei la nuova assunta, però ho trovato un tubo e stavo arrivando. Purtroppo mi hai fatto distrarre perché hai urlato che il tipo era morto. Jason ha ucciso anche me. Riproviamoci, Ferre. Okay. Mi raccomando, Ferre, questa volta combina qualcosa di buono, lo che altrimenti spero. Giuro che ti licenzio. Se non ti impegni questa volta ti licenzio. Ma siamo anche vicini, tu non sei il capo del campeggio, Steph. Sì, Ferre. No, non lo sei. Ferre, sono stato sei il bagnino sei solo migliore. Un bagnino. Sono solo un bagnino. Solo un bagnino. Solo? Sì.
Sì, ok. Dove sei? Dentro l'hotel. Ci sei anche tu, mi sa. Allora. Ti ho chiuso la porta, guarda così non entri. Fere. Ah, sei già qui. Solo fossi quello. Sono solo un bagnino? Sei sicura? Allora, dove l'hai preso un fucile? Prendo questo, adesso gli do fuoco e ti brucio la faccia. Fere. Ecco qua, te lo sei meritato. Io ho preso le chiavi dell'auto, così se qualcuno vuole andarsene via, gli accende anche l'auto. Perfetto, perfetto. No? Ho trovato altri petardi. Ok. Al piano di sopra mi sa che c'è il bagno, Fere, okay, se ti serve una cura. Io inizio ad andare a dare una mano. Aspetta, sta arrivando qualcuno da noi? No, eri tu, scusami. Mi sono confuso. Ok. Figuraccia. Però c'è un player verso qui. Vediamo chi è, vediamo chi è. Lo posso aiutare comunque col mio fucile a pompa, cioè, non è male. Sì, certo. Trovate la cura, perfetto. Perfetto. Anche se... Ma c'è Jason dentro casa, ma siamo pazzi. Fere? Mi ha preso, ma nessuno mi ha avvisato. Cioè, tu sei qui fuori e non l'hai visto. La licenzio. Come? La licenzio. Sì. Io la licenzio con Solini. È l'unica cosa che posso fare. Neanche si accorge quando arriva Jason. Figuriamoci aiutare gli altri. Allora, mi ha ucciso tizio... anche in modo molto brutto, sì. Ok. Buona a sapersi. Molto... Questo tizio è russo, Fere. Ah, e quindi? E quindi non ti posso dire il suo nome. Nessuno mi avverte che questo qua entra in casa perché avete lasciato innanzitutto tutte le porte aperte. Come sempre sei tu che non le richiudi quando esci, Colpa tua, Steph. Ok, va bene. Spero che morirai pure tu. Ciao, amico. Hey, do you need help? Non ha interesse nell'avermi a fianco. Guardate come cerca di evitarmi. Beh, poi soprattutto non è un bell'aspetto. E mi hai sparato tu, anzi mi hai colpito tu. Perché io non l'ho presa pensando tanto. Help! Oh God! Questa era brutta, a me sarebbe venuto un infarto. Me ne sono venuti tre. Sparalo! Bravissimo, boom! Goodbye, Jason. I am the bagnino here. Come si dice bagnino in inglese? Lifeguard, giusto. Giusto, ho pensato solo a Baywatch. No, Fere, Baywatch è il telefilm. Fere, è preoccupato? Non c'entra niente, Baywatch. Lo so, ha capito che sono una minaccia. E quindi ce l'ha soltanto con me. Vedi che mi insegue, Sì. Perché ha detto no, un bagnino per è troppo quello, pericoloso. Non perché l'hai sparato in faccia, Steph, sicuramente. Guarda, così si fa. Quando si di Jason, devi fare così. Mm-hmm. Lo fai arrabbiare, lui si avvicina e riparti a correre. Ok. E inciampi. E lui ti acchiappa. E lui mi acchiappa. Ti acchiappa di sicuro. Petardino. Ok. Guarda, l'ha schivato. Mi curo. Ok. Ottimo. E riprendo a correre. Per il mio personaggio ho un mezzo infarto. Sì, poverino. Lo stai spaventando parecchio. Schivato. Non so dov'è. Vai. È dietro di te. Sto finendo l'energia. Goodbye, Jason! Fere, mi raccomando, sono a Odin's Path. Okay? Ok, aspetta. Quindi guarda la mappa e trovami. Mi chiudo dentro casa e guardo la mappa, perché non voglio più rischiare di essere acchiappata. Va bene. Fammi vedere un pochettino, mi hai detto. Odin's Path, qualcosa del genere. C'è una casetta da sola, sono super disperso. Sì, dall'altra parte della mappa. Ok, hanno capito che sono troppo brava ad aiutare gli altri e mi hanno messo da solo isolato. Però, secondo me, qua c'è qualcosa di utile che potrebbe aiutare tutti i player di questa mappa. Cosa? Tipo, una cosa per chiamare Tommy Jarvis. Perché ho visto che c'era un generatore. Quando c'è il generatore di solito c'è qualcosa di utile. Adesso poi controllo meglio. Vediamo un po' se trovo qualcosa per aiutare i player. Almeno qui una cura c'è di sicuro. Interessante. Fere, sono vicino alla barca per caso? Perché ho trovato la ventola per scappare. No, oddio, la barca è parecchio lontana da te. Solo che vicino alla barca non c'è nulla. Quindi, in effetti, in linea d'aria la casa più vicina è la tua. Ok, perfetto. Guarda, ho trovato anche la mappa, così posso vedere esattamente dove sono. Che bello. Fammi vedere, sì, in effetti in linea d'aria sono tra le casette più vicine. Ecco, e potrebbe essere utile. Magari preparo la barca per qualcun altro. Che succede? Ci può stare. Lì tutto ok? No, sì, allora mi sono appena procurato una cura e anche una pistola flare. Sto cercando un piano, cioè pensare un piano per raggiungerti. Okay. Hai la mappa, hai presente dove è l'auto? Sì, Fere, però io in questo momento ho trovato il fusibile per chiamare la polizia. Ottimo. Quindi, se riusciamo a scoprire dove sta il telefono. Quello sarebbe bello. Vero? Sì. Ho chiesto a un player dove è il telefono e me l'hanno appena detto, Fere. Lo vedo. Lo vedo. Cerca di raggiungermi in fretta perché... In fretta no, perché altrimenti qua ci muoio. Però qualcuno piano. Ha chiesto aiuto. Non so dove. No! C'era una trappola! Steph! Sta venendo? L'hai fatto uccidere, l'hai fatto far fuori. No, un'altra trappola. Che cavolo. Vabbè, ma questo qua non vale. Ma perché mi si è messo a riparare da solo? Ma che gioco è? Sei flippato. Ma dai. Sei morto? Cos'è successo? Perché ogni volta che sei nei momenti cruciali ti si bugga tutto? Cioè, allora, sei tu il problema. Questo Jason ha messo due trappole nello stesso identico punto.
ovvero dove c'era la cosa per riparare il telefono. Ho provato a riparare il telefono, mi sono bloccato due volte nella trappola e stavo cliccando talmente veloce per liberarmi che mi ha cliccato pure la cosa per riparare il telefono e quindi è arrivato gente, mi ha chiamato e mi ha ucciso. Vabbè Steph, mi spiace. Ti sto guardando. Ok, grazie. Allora, adesso tu sono devi andare lì. E che faccio? Qua, eri in questa zona? Ero nel Packnack Lodge, dove c'è l'albergo. E quindi un po' più avanti. Ok, tu vai lì, ti prendi una trappola, ti curi, poi ripari il telefono e salvi tutti i player che sono rimasti. È un po' difficile sta non cosa, mi interessa. Steph, perché ci sarà Jason in per zona. Per c'è uno in bikini col bikini che usavo io. Lo so, l'ho già visto. Quello non può morire, Fede. È molto inquietante. Te lo dico. Molto no, lui deve sopravvivere perché Steph è l'unico che ha stile qua. Lui con quel costume può morire. Ne abbiamo già parlato e siamo tutti d'accordo. Io di non sono d'accordo. No, siamo tutti d'accordo. Io no. Tu c'è la tua cura, aspetta. Sì, ma devi prendere anche il coso. Ma aspetta, ma è pieno di trappole. C'è la terza, la okay. Due le ho prese. La io prendo, ok. Vai. Togliete la veloce. Vado. Ok, mi curo. Non, Jason non c'è ancora, curati. Ok. Ok, bravissima. Perfetto, mi sto curando. Adesso ti prendi il coso per riparare. Possibile, esatto. Vai. Vado. Vai, Fere. Vado, è il mio momento. Vai. È il mio momento. Cioè, qua, avvisami, avvisami okay, che se non mi viene un infarto qui, Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, okay, non c'è. Ho ce sbagliato, la fai. Ho sbagliato, aspetta. Fere, non sbagliare ancora. Non aiuto, rovinare tutto. C'è Jason, vero? No, 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 stai tranquilla. Ho le allucinazioni, Steph. Sì che è le allucinazioni, dai. Rumori che non ci sono. Aspetta, sbaglio, è troppo veloce. Fere! Stai zitto! Mi stai mettendo ansia, Steph, Mi metti ansia. È un bagnino terribile. Ce l'ho fatta. Ok, adesso entri dentro, trovi il telefono e chiami. Ok, perfetto. Ma aspetta, c'è Jason, come vero? No. C'è una tizia che ha visto un cadavere, quindi si è spaventata. No, ma l'ho sentito. Ok, che c'è sta... Jason, ok, c'è Jason. Vero? Vai al piano di sopra, vai al piano di sopra. Ok, corro. Ma forse te l'ha spaccato. Tu vai giù a distrarlo. Ripara il telefono, io chiamo. Tanto il telefono dovrebbe essere in questa. Ma dov'è il telefono? Dovrebbe essere qua, infatti. Eccolo, ti fa chiamare? No, ovviamente no, okay, perché l'ha spaccato. Però se quello va giù a ripararlo, io posso chiamare, dai. Ok. Vai! Diglielo. Organizziamo. Ripari il telefono. No, non ci voglio parlare, Steph. Però dovresti farlo tu, sei tu il bagnino. No, lo sparo, mi sa. No, peccato che non lo posso uccidere. Che faccio? Sta andando. Stai attaccata al telefono. Però siccome c'è un'altra trappola, lo sai? Ma che, dai, ce la facciamo. Se urla, allora sentiamo. Mm-hmm. Secondo me sta riparando, perché vedo che più o meno in quella zona. E non ha urlato. Ok, ok, posso chiamare te. Posso chiamare la polizia. Vado, sto chiamando okay, Steph. Ok, brava. Ma faccio. Vai, Fere. Allora, se vuoi, io comunque va bene, perché io ho chiamato la polizia e ho dato una mano a tutti quanti. Cosa sta succedendo? Ok, ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? L'ho chiamata. Mi è rimasto il telefono. Steph, aiuto. Mi sono incastrata. Io ti vedo rimasta così ferma. Io mi vedo nella stessa posizione, Steph. Mi sono incastrata nel telefono. Questo è quello che è successo. È arrivato Jason, per risparmialo. Almeno mi ha liberato, però, no, è una bella cosa, sì. Mi ha buttato poi dal piano in alto, però almeno mi ha liberato dal telefono. Questo è Friday, comunque. Guarda il telefono. Lo vedi? Io lo vedevo così sulla mia testa. Guardalo, esatto, lo vedevo. Ti sei sacrificata. No, vabbè, però hai chiamato la polizia per tutti gli altri. Hai fatto il tuo dovere da bagnino. Va bene così, Fere. Che è stato un bug. I bug non contano nel gioco, perché questa non è stata colpa mia. Io me I ne bug sarei non andata contano, Fere. Mi sarei salvata pure io. No, l'importante è salvare gli altri. Il bagnino non pensa mai a se stesso, ma pensa solo agli altri. Hai fatto il tuo lavoro tu bene. Sono fiero guarda di te. Guarda il telefono inquietante. Bene, ragazzi, il riesci a dirci tutto. Lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare di iscrivervi per non perdere il video. Ciao, alla prossima. Ciao.